Ah, oggi siamo usciti perché la bella notizia è che la Lombardia è chiusa, zona arancione rafforzata. E quindi con Leo ciao. Siamo venuti a farci una passeggiata sul lungolago perché da domani comincia la DAD. Quindi sto leggendo poco e sto girando molto molto poco, perché comunque sto lavorando e sto lavorando anche abbastanza. Quindi bene, continuiamo la passeggiata. Allora, oggi è venerdì, sono a casa di riposo, quindi ovviamente sono a riposo dal lavoro, ma non dai lavori di casa, e sono già super operativa. Leonardo sta facendo, come hai visto, la didattica a distanza e io, vabbè, tra una cosa e l'altra cerco di leggere. Dunque, sono a metà del libro del I segreti del bosco proibito e ho invece interrotto la lettura di Pippi calze lunghe per un semplice motivo: è comunque un libro affascinante, divertente e di compagnia, però praticamente mi rendo conto che sto rivivendo tutti gli episodi che ho visto e sinceramente alla mia età non so, dopo un po' mi stufo, quindi penso che lo lascerò per Leonardo, se mai lo leggerà, o per, non so, futuri nipoti, chi lo sa. Adesso vado a trovare il libro per l'incipit letterario, che non ho ancora registrato. So di non essere un normale ragazzino di 10 anni. Sì, insomma, faccio cose normali, naturalmente. Mangio il gelato, vado in bicicletta, gioco a palla, ho l'Xbox. E cose come queste fanno di me una persona normale, suppongo. E io mi sento normale, voglio dire, dentro. Ma so anche che i ragazzini normali non fanno scappare via gli altri ragazzini normali fra urla e strepiti ai giardini. E so che la gente non li fissa a bocca aperta ovunque vadano. Se trovassi una lampada magica e potessi esprimere un desiderio, vorrei avere una faccia così normale da passare inosservato. Vorrei camminare per strada senza che la gente, subito dopo avermi visto, si volti dall'altra parte. E sono arrivato a questa conclusione: l'unica ragione per cui non sono normale è perché nessuno mi considera normale. Questo è l'incipit di un libro che a me veramente è piaciuto tantissimo. Ho visto anche il film, non ho preso i seguiti perché fondamentalmente non mi interessava approfondire gli altri personaggi. Il personaggio principale però è Wonder. E questo libro della Giunti, al costo di 12 euro, è un libro che parla di diversità, è un libro che parla di come è necessario accogliere e accettare le diversità altrui, perché fondamentalmente siamo tutti diversi. C'è chi lo è in modo eclatante, in modo notevolmente visibile, c'è chi lo è in piccole sfaccettature della propria persona, del proprio carattere, dei propri gusti, però tutti siamo diversi e la cosa importante è che la diversità di ognuno di noi fa la società in cui viviamo. E quindi
Beh, veramente mi è piaciuto tantissimo. Io ti lascerò su nelle schede il link al video di riferimento. Non capisco perché sia così appiccicoso qua il libro. Vabbè, dovrò pulirlo. E sono riuscita a trovare l'incipit. Siamo a venerdì, però sono riuscita a trovare l'incipit. Bene, io direi che questo video probabilmente si concluderà così, perché domani mi concentrerò un po' su Leonardo e magari, vabbè, inizierò a riprendere qualcosa domani per il prossimo vlog. Io spero che anche questo vlog ti sia piaciuto, che questo incipit ti sia piaciuto. Ti mando un enorme, enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video, sperando sia la recensione di un libro, perché la vedo dura, molto dura. Bene, un bacione. Ciao!